Eccoci tornati, anche se è una novità a tutto campo di martedì, o meglio, quando l'Arezzo mi pare era in Serie B, si andava in onda di martedì. A proposito di Serie B, poi nel finale faremo così un po' di amarcord, e come i ricordi anche a volte sono strani nel rivedere anche immagini di qualche anno fa. Qualche tifoso ha ripostato in queste ore in particolare una gara, che forse rimase l'emblema del primo campionato in Serie B dopo la promozione. Allora dopo ritorneremo anche a vedere queste cose, ma c'è da parlare soprattutto eccezionalmente di martedì, perché l'Arezzo ieri ha giocato a Livorno. C'è da parlare di questo posticipo che poteva andare in vari modi. Livorno non ha fatto una grande impressione, un primo tempo abbastanza brutto e noioso. Poi nella ripresa l'Arezzo ha concesso un altro gol sicuramente evitabile, ha avuto il merito di pareggiarla con Yanga, e dopo è accaduto che l'Arezzo è rimasto in 9 e oggi arriva anche una pesantissima, una delle più forse mani pesanti che si ricordino nella storia recente dell'Arezzo, perché 7 giornate di squalifica in 2, 4 a Sirri e 3 a Moscardelli. Dunque Sottili perde per diverse settimane 2 titolari. Poi vedremo se ci sarà occasione di uno sconto, magari facendo ricorso. Domani parlerà Gemmi, non so se evidentemente commenterà, probabile, questo quanto accaduto a Livorno. E Sirri viene squalificato, è stato espulso per doppia ammonizione, ma nella motivazione del giudice sportivo si legge che avrebbe avvicinato minacciosamente il proprio viso a quello dell'arbitro e gli ha rivolto reiterate frasi offensive. Moscardelli invece comportamento reiteratamente offensivo verso l'arbitro e un assistente arbitrale. Io intanto saluto Matteo Marzotti Buonasera. e poi ritroviamo tifosissimo dell'Arezzo Lorenzo Sereni. Ciao Lorenzo. Buonasera. Allora vi chiedo subito un commento dopo anche sull'arbitraggio, ma intanto partiamo evidentemente Pillitteri, questo arbitro di Palermo, insomma ha calcato la mano nel referto perché il giudice sportivo è arrivato a dare tutte queste giornate di squalifica. Dal campo, Matteo, tu che eri presente a Livorno, hai avuto la sensazione, ecco, che è accaduto qualcosa di così grave? Nel senso, le 3 giornate di Moscardelli sicuramente erano, ci potevano stare, ma per un semplice motivo, perché di Moscardelli avevamo visto che aveva preso questo cartellino rosso, che, se mi posso permettere, fra parentesi, delle 2 espulsioni giudico evitabile al 90% quella di Moscardelli, al di là del fatto che invocava il cambio. Espulsione evitabile quella di Moscardelli, punizione giusta però perché è capitano, espulsione diretta 2 giornate perché è capitano 3. Quella che è un'espulsione non inevitabile, ma che comunque ci può stare nell'ottica della partita, Sirri che ha speso un cartellino giallo per non fare entrare in area Murilo e si è beccato questa espulsione, solo che in questo caso è forse un'espulsione giusta, ma una punizione forse esagerata, perché non mi è sembrato poi che alla fine ci sia stata tutta questa foga nell'uscita di Sirri dal campo. Sicuramente c'è stata molta foga nelle parole di Moscardelli, che, ripeto, secondo me quella di Sirri è un'espulsione, tra virgolette, che ci può stare, ma la punizione è esagerata. Per Moscardelli è una espulsione che secondo me era assolutamente evitabile, ma la punizione fondamentalmente è giusta. La cosa che però mi preme sottolineare, sarà interessante domani sentire Gemmi come parlerà al riguardo di queste 2 sanzioni, è il fatto che, al di là dello sconto che potrebbe essere dato più a Sirri che non a Moscardelli, in qualsiasi caso ricordiamoci che Sirri era in diffida, quindi già con il primo cartellino giallo avrebbe saltato la partita con il Renate. Con questa espulsione significa che Sirri, oltre a saltare le prossime 4, forse 3 se ci sarà lo sconto, partite, quando rientrerà sarà in diffida e questo vuol dire che Sirri da qui ai prossimi 2 mesi, quindi quasi fino alla sosta, rischia di giocare solamente 2 partite. Eh sì, giustamente hai ricordato anche questo particolare. Lorenzo, insomma, no, effettivamente Moscardelli, per la dinamica, insomma, capita che arrivino queste squalifiche. Chiaro che qui balza all'occhio comunque che una società, poi ci sono state anche 1.000 euro di ammenda, tra parentesi, perché insomma, qualche comportamento dei tifosi, qualche coro, insomma, come al solito. Però, insomma, 7 giornate in 2, ecco, è Sì, pesantina. fa un po' pensare, voglio dire. Mi dispiace per Moscardelli, cioè mi dispiace per entrambi ovviamente, però sinceramente il capitano dovrebbe, secondo me, avere
un atteggiamento, capisco che diciamo l'emotività della partita a volte ti può prendere, ti può far saltare anche i nervi, eccetera, però insomma penalizzare la propria squadra a questi livelli qua credo che sia difficilmente giustificabile. E poi capitano due giornate, cioè espulsione diretta due giornate più capitano tre, qui non c'è nemmeno possibilità secondo me di sconti, perché ovviamente sono quelle che quelle giuste, diciamo così. E mentre per Sirri quattro giornate, chiaramente uno dovrebbe sapere quello che è stato detto, quello che è stato detto, ma per dare quattro giornate penso che siano state colate parole grosse, insomma, altamente offensive, altrimenti non si spiega, insomma, un calcare la mano a questi livelli qua, insomma. Arbitraggio, un po' tutti l'abbiamo definito un po' protagonista, è un arbitro che sicuramente ha delle velleità di carriera, probabilmente la farà anche, però insomma è sembrato, al di là di qualche episodio specifico, ma più in generale, insomma, è sembrato un arbitraggio un po', come dire, che voleva comunque essere protagonista quantomeno, no? Quegli arbitraggi che si vogliono far notare. Poi leggiamo su tutto Legapro che addirittura viene nominato il top arbitro del girone A, quindi sarebbe stato il miglior arbitro di questa giornata nel girone A, definito tranquillo, tenere la partita non è semplice, specialmente se si tratta di un derby, ma lui riesce in questo, le due espulsioni combinate agli aretini ci stanno tutte, quindi ognuno la vede a modo suo, insomma. Forse eravamo in un altro settore, un altro stadio, però vabbè, a parte questo, è uno di quegli arbitri più esperti, addirittura avevo letto in settimana che è uno degli arbitri di cui si parla un gran bene anche in un'ottica di promozione alla Can B. È un arbitro che nel suo curriculum, tra le varie cose, ha anche un Foggia Benevento, un Acra Gas Catania, che non penso siano partite più tranquille di un Livorno-Arezzo o Arezzo-Livorno, che dir si voglia, e che soprattutto è stato sicuramente un arbitro che, più che protagonista, è stato sicuramente un arbitro che non ha lasciato correre nulla, e infatti è stata una partita soprattutto nel primo tempo con tanto agonismo, tanta foga, tanta poca precisione, e soprattutto un arbitro che interveniva e spezzettava il gioco. Infatti da lì forse è venuto fuori anche per quello un derby più bloccato, insomma un po' bruttino anche nel primo tempo. Sì, c'era da aspettarsi anche dallo stesso Livorno, insomma, che conferma come stia vivendo un momento così, e anche dall'Arezzo, però anche sottile. Adesso sentiamo questo primo contributo che ci hai preparato, Matteo, proprio uno stralcio della conferenza stampa di Sottile nel dopopartita, perché anche lui poi in qualche dichiarazione post-gara ha detto comunque che non gli è piaciuto una parte comunque dell'Arezzo nel gestire la gara, non gli è piaciuta, e questo è un tema, perché comunque se hai o per un verso o per un altro comunque tre trasferte in cui, diciamo, potevi sicuramente fare molto di più a livello di risultati, alla fine ne esci con un punto tra Alessandria, Cremona e Livorno. Allora, sentiamo Sottili. Devi avere il buon senso per qualsiasi cosa possa aver detto, e lo vediamo con gli arbitri, quelli veri, quelli che arbitrano la Champions League, quelli che arbitrano partite, quelle che noi purtroppo guardiamo solamente per piacere in televisione, che hanno il buon senso anche di far finta di non sentire. E questo certo che ha condizionato la gara, l'ha condizionata tantissimo. Perché non siete dovuti per forza chiudere? È che volevi fare anche l'altro, per forza. Ci hanno messo lì e non vedevamo, ci siamo messi del metto e non vedevamo l'ora che finisse la gara per riuscire a portare a casa questo punto che ha un valore inestimabile per quello, per il cuore, per la gamba che hanno messo i ragazzi in campo. Anche perché si è trattato quello, perché se no mi sembra che forse la palla fosse potesse essere rinviata la Musca, che ha cambiato la traiettoria e è andata in porto. Mi sembra che Finanza la rate non l'aveva fatta. Poi noi potevamo fare meglio, abbiamo iniziato non benissimo nelle uscite da dietro, cosa che a noi in genere riesce decisamente meglio rispetto a quello che è avvenuto oggi. Non siamo riusciti a farla bene nei primi 15 minuti, abbiamo perso un pochettino di sicurezza. Tutte le volte che siamo riusciti a fare più di 5 passaggi consecutivi o quando si rubava palla a ripartire, siamo sempre stati
potenzialmente pericolosi. Sul fraseggio, sul possesso palla, so che la squadra può fare decisamente meglio dal punto di vista del temperamento, dal punto di vista caratteriale, dal punto di vista della voglia di portare a casa un risultato positivo, soprattutto nel momento in cui siamo rimasti con la doppia inferiorità numerica. E questo è stato tanta roba, ci deve dare la forza, la voglia, il coraggio di ripartire con tanta rabbia e con tanta determinazione, perché vuol dire che siamo sulla strada giusta, proprio dal punto di vista della voglia e della compattezza del gruppo. Allora, Sottili dice Lorenzo, no, l'arbitro poteva far finta di non sentire, no, questo è più che altro... Quello che a me spesso non è che dà fastidio il fatto che l'arbitro senta o non senta, è come al solito il problema dell'uniformità, nel senso che bisognerebbe mettersi d'accordo, nel senso o si decide che l'arbitro tutte le offese che sente estrae il cartellino, perché troppo spesso, no, da gara a gara c'è una differenza, no? C'è chi può fare di tutto con l'arbitro, perché magari l'arbitro ha... forse anche giustamente, come dire, il criterio del lasciar passare, perché comunque l'agonismo, tutto quello che vogliamo, e quindi va in un modo. Poi trovi un arbitro come questo, che proprio per questa esperienza che ricordava Matteo, non è che ha tanti peli sulla lingua, e quindi cioè, appena sente, soprattutto se vede magari un giocatore come Moscardelli, e quindi alla fine c'è il massimo rigore. Quindi si può chiedere a un arbitro di non sentire, secondo te? No, non si può chiedere di non sentire, devi essere te intelligente dal capire se può sentire o non può sentire, nel senso che se c'hai davanti un esordiente, se c'hai davanti uno che vuole arrivare, che vuole arrivare deve lasciare delle impronte da protagonista, anche nel modo di arbitrare, oltre che non sentire, no? Nella maniera di arbitrare sembra che Matteo abbia prima, diciamo, detto che si vedeva che questo arbitro era lì per lasciare un'impronta in ogni suo atteggiamento, per cui lo capisci, ma io non lo può capire un ragazzino di 18 anni, 19 anni, però che non lo capisca magari un professionista che ha calcato campi di Serie A, eccetera, mi fa un po' specie. Ora non è che voglio esagerare nella critica verso Moscardelli soprattutto, però insomma, sinceramente uno dovrebbe pensare un pochino di più a cosa provoca il suo atteggiamento nei confronti del gruppo, dei compagni di squadra, nei confronti di tutto, insomma, poi alla fine del salmo. Quindi non me la sento tanto di giustificare io, come anche fa il mister, sinceramente. Poi si può criticare un arbitraggio, però ovviamente anche i giocatori, voglio dire, sono professionisti, gli arbitri li conoscono, sanno che un arbitro, cioè non è che gente che l'ha mai visto, che non sanno chi hanno di fronte, insomma, per cui se sai che non puoi parlare, sta zitto, insomma, ecco, oppure parla il meno possibile. Allora, la partita è stata commentata su Facebook, come al solito, dal presidente Ferretti, che non era presente per motivi di salute, l'aveva annunciato. Allora, qui vediamo alcuni messaggi. Allora, messaggi, alcuni post che ha scritto, non sono in ordine temporale, comunque ne ha scritti tre. Allora, uno è questo: bravi tutti, per me ha vinto l'Arezzo senza alcun dubbio, e c'è un ringraziamento a Yanga, che ha tolto il gol, però è stata una gara come al solito un po' disordinata. Poi questo è un commento più a freddo: avendo visto la partita in TV anche in HD, devo dire belle immagini e bella in alcuni momenti il replay in Moviola. Ho trovato molto ingenerose, qui c'è, cioè, sempre che va avanti questa querella con Amaranto Magazine, quindi si va a discutere sulle pagelle di Amaranto Magazine. Una misera sufficienza a Benassi, quando per me avrei dato 9, Yanga un altro misero 6,5, avrei dato un 7 pieno, anche più, così come Arcidiaco e tanti altri. Come sempre il web non si è mai negato a sostenerci, grazie. Preciso che ovviamente io parlo da non addetto ai lavori, il press. Vabbè, se sei presidente, però sei addetto ai lavori, non tanto. È che uno, cioè, non è, può spogliare, no, cioè, non è che Mauro Ferretti è, voglio dire, l'edicolante di Piazza Ciotto, con tutto il rispetto, Mauro Ferretti è presidente d'Arezzo, ora non è che non è addetto ai lavori, però comunque non è un attacco al presidente, che è solo una puntualizzazione, tutto lì. Poi ancora vediamo, riguardando la partita di ieri con più serenità, devo dire che 5 pullman di tifosi, oltre a tutti coloro che sono andati con mezzi propri in Lega Pro, è un fatto straordinario. Un ringraziamento particolare
a nome mio e di tutto l'OS Arezzo va ai tifosi e parte integrante del nostro progetto. E qui c'è appunto il ringraziamento ai tifosi. Ieri poi scriveva ancora: l'Arezzo è stato grande. Una curiosità, poi si lamentava, insomma, penso, della telecronaca Rai. Comunque, al di là di questo, c'è sempre, no, diciamo, non so, il web indistintamente, in realtà, poi, nel senso, le pagelle, si sa, da tempi immemori dividono, e quindi, cioè, non è un fatto che uno non dà un voto alto perché non sostiene l'Arezzo, insomma. No, è solo che, cioè, per dare un 7, penso che, ok, ci può stare a Yanga per il gol, però Arcidiacono ieri ha fatto un po' fatica, è stato più bravo in fase di copertura sicuramente, anzi Sottili si è sgolato più volte per richiamarlo, però dopo alla fine ha fatto poco. Benassi, tranne quella parata su punizione, proprio e su un colpo di testa, è stato lo stesso Sottili in conferenza stampa che ha detto: Benassi non si è sporcato nemmeno i guanti fino a quando non siamo rimasti in 9. E quando siamo rimasti in 9, più che gli straordinari, Benassi ha fatto due parate, cioè, quindi penso che sia giustificata. Poi ognuno la vede come vuole e non credo sia bisogno di giustificazioni. Poi, visto che tra l'altro, al di là del web, bene o male i voti erano gli stessi anche su Corriere Nazione, quindi che non è web, che non è web in quel caso. Esatto. Ecco, un presidente che diciamo preferisce, ed è anche simpatica se vogliamo questa cosa, sì, per i tifosi, questa comunicazione, diciamo, diretta, no? Dopo tutti i problemi che c'erano stati, certo, quando non c'era stato inizialmente il ripescaggio, ci si è creata quella frattura. Da qualche mese questa comunicazione risponde anche ai singoli tifosi. Dimmi. No, tra l'altro, perché sennò dopo sembra che uno vuole attaccare Ferretti, non è un attacco a Ferretti assolutamente, perché so, e mi è giunta voce, che alcuni tifosi impossibilitati a fare la tessera del tifoso per orari di lavoro, so che il presidente ha fatto scomodare alcuni addetti ai lavori per farli lavorare il sabato, che magari era giorno libero, per andare incontro ai tifosi. Quindi, certo, perché? Perché il presidente l'ha saputo via Facebook, sì, quindi questo è sicuramente un punto a favore. Certo, è una bella cosa, no, questo rapporto. Certo. È raro un presidente dialoghi, no, con questa semplicità, con questa apertura. No, io credo in questo, perdonami se ti ho interrotto, Fabio. Credo che questo aspetto sia molto positivo, insomma, voglio anch'io ribadirlo, e si percepisce anche da piccole cose, da piccoli segnali, si sente parlare dell'Arezzo, anche io vivo in periferia, quindi cosa che non succedeva da alcuni anni, insomma, ecco, parlo della presidenza Ferretti, non era mai successo. Ora si riparla dell'Arezzo, ieri sera, insomma, ero anche con degli amici, eccetera, e si parlava dell'Arezzo, senti nell'aria questa, per cui vuol dire che c'è stato un qualcosa che ha fatto riavvicinare, diciamo così, la gente alla maglia amaranto, ecco, cosa che negli ultimi anni, secondo me, si era dilatata, insomma, questa vicinanza. Anche perché poi la squadra tolto, credo, l'Alessandria, la Cremonese, insomma, più che altro perché ha dei giocatori che anche te la risolvono, e quello che magari, certo, l'Arezzo ha in parte, ma non del tutto. Tolto queste due, alla fine sembra che ci sia molto equilibrio, nel senso che l'Arezzo potrebbe, sì, sì, dire la sua. Qui vediamo la classifica. Ora l'Arezzo è stato scavalcato dal Piacenza, però la Viterbese senza Sforzini comincia la sua flessione, che forse era anche prevedibile, però Alessandria, cioè, sta facendo un campionato come la Spalla l'anno scorso, è andata e anche ha vinto con l'Olbia. Tra l'altro l'Olbia, insomma, non è proprio l'ultima squadra arrivata, anzi si diceva anche che aveva una buona cosa, travolta dall'Alessandria nell'ultimo turno. Qui vediamo la parte sotto, se rivediamo la parte sopra, l'Arezzo è a 18 punti col Como, punti che qualche punto in più poteva anche essere arrivato, però ci sono state anche delle partite in cui, sì, tutto sommato, esatto, è andata anche bene, no? Se pensiamo a Lucca, ad esempio, l'episodio del rigore. A Lucca è un punto guadagnato più che due punti persi. A Cremona sono tre punti persi. Sì. Quello di ieri, secondo me, tutto sommato, se posso essere onesto, io per il pareggio avrei firmato ancora prima di partire per Livorno. E vista come è andato il pari ottenuto in 9 contro 11, secondo me quelli di ieri sono 3 punti quasi, più che uno. Sì, poi sei andato sotto, l'hai pareggiata, perché a quel punto vai sotto e si era messa male. Vai sotto, la pareggi, forse avresti avuto anche la possibilità di puntare a 3 punti, perché credo che il primo cambio non sarebbe stato quello, sì, di Arcidiacono, sarebbe entrato un trequartista. Tanto, il condizionamento delle espulsioni, a parte le prossime partite, che comunque ci saranno problemi.
E poi anche nella partita stessa, la gestione della partita è pesantemente condizionata, perché l'Arezzo, quando ha raggiunto il pareggio, poteva giocarsi delle carte diverse in quel momento, sfruttare anche magari il fatto della depressione psicologica del Livorno, che già era in difficoltà col pubblico che lo contestava, eccetera, e in quel momento potevi dare un'accelerata per provare anche a vincere la partita. Invece ti sei ritrovato a fare forte pace con gli indiani intorno che ci hanno assediato fino all'ultimo, rischiando di perderlo. Sì. Che poi il calcio è strano, quando, nel senso, uno dice rimani con due uomini in meno, però spesso per chi deve attaccare paradossalmente sì, diventa più difficile. Te li trovi tutti lì, te non è che può attaccare in 11. Specie squadre che hanno poche idee. Esatto. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco. Eccoci tornati, poi tra poco parleremo anche del Renate, prossimo avversario. Intanto, per fortuna, dobbiamo ringraziare il Renate che ci fa anticipare di 2 ore questa partita, se no ci toccava un altro 18:30 di domenica, che insomma veramente un orario infimo. Per fortuna non so qual è il loro problema, ma ben venga questo problema, perché si gioca alle 16:30 domenica con il Renate, squadra che ha un punto meno dell'Arezzo. Dicevamo prima, Matteo, della classifica, però l'Arezzo quantomeno la terza posizione a oggi se la può giocare tranquillamente. Sì, ma alla fine se ne parlò anche, mi sembra, dopo la sconfitta con la Cremonese, che parlavamo all'epoca di limiti strutturali della rosa, e questi limiti strutturali ora è bene non parlarne, insomma, anche perché è un momento non difficile, perché torno a ripetere, il punto di Livorno è preziosissimo, è semmai un momento difficile visto le assenze, perché sono importanti, voglio dire, Sirri e Moscardelli nell'economia del gioco. È il fatto stesso però che questa Arezzo sta dimostrando che magari per il primo o secondo posto magari avrebbe bisogno di qualcosina in più, a livello non dico tecnico, quanto semmai forse di esperienza per sopportare certe pressioni, perché si torna a rivedere la partita di Cremona, lì forse mancò un po' di determinazione più che qualcosa di tecnico-tattico. È un Arezzo però che allo stato attuale delle cose, visto anche il pari di Livorno, e che secondo me il pari di Livorno è un pari che forse ha bocciato la prestazione del gioco, ma ha promosso il temperamento e l'atteggiamento di questa squadra, sono cose che queste ti fanno ben sperare per ottenere il terzo posto. E poi non dimentichiamoci che poi questa Arezzo è andata avanti in Coppa, e anche la Coppa ha alzo peso. Eh già, perché poi quest'anno vale parecchio, quindi l'Arezzo secondo me questo calcolo deve fare, no? Se a un certo punto anche quarto quinto a quel punto devi andare avanti in Coppa, no? Esatto. Perché certo che dopo è probabile che affronti anche qualcuna del girone, dipende, no? L'anno scorso arriva il Foggia, arriva in semifinale, eccetera, però bisogna vedere insomma come andrà a finire. Sentiamo un attimo tra le interviste di Matteo, sentiamo quella a Solini, poi magari mi commenti anche la sua prova. Comunque è sempre difficile, penso che sia sempre difficile venire comunque a Livorno, e insomma la squadra comunque è attrezzata bene, e però sì, per come si era messa la partita è stata dura, perché 2 espulsioni comunque a mezz'oretta dalla fine non è stato facile. Io sono entrato senza fare neanche un secondo di riscaldamento, però insomma, per come si è messa la partita è andata bene. Penso che comunque in Arezzo, insomma, magari non abbiamo fatto trame di gioco come di solito facciamo, però penso che comunque è dura venire a Livorno, comunque è una squadra attrezzata, però penso che ce la siamo giocata bene. Siamo passati in svantaggio, abbiamo subito pareggiato e dopo sono successi gli episodi, insomma, che c'erano un po' di difficoltà, però siamo stati bravi a tenere il risultato. Allora, Solini, che effettivamente volevamo vederlo un po' di più, possiamo dare già un giudizio, secondo, cioè quanto può essere utile? È allo stato attuale delle cose molto, perché Solini è arrivato qua che non aveva tanta esperienza alle spalle, tra l'altro è uno di quei giocatori che nel suo curriculum c'è stata anche, tra l'altro sarà un ex della partita perché è un ex Renate, non ha collezionato tantissime presenze nell'ultima stagione, però in Coppa con il Prato tutto sommato ha fatto bene, al netto anche di quello che era l'attacco del Prato. Ieri è entrato
si è posizionato accanto a Muscat, e credo sia stato Muscat a comandare la difesa in quel momento, uscito Sirri, e ti devo dire che tutto sommato ha fatto il suo compito, si è messo dietro, ha tirato la linea, ribatteva colpo su colpo, e adesso sarà interessante perché Solini si ritrova ad essere, si parla ovviamente di ipotesi, mettiamo, era la seconda scelta dopo Milesi magari o dopo Muscat, in questo momento abbiamo Sirri fuori, Milesi che a mio avviso poteva entrare ma forse quella spalla sta facendo i capricci e forse anche questa ha portato alla sostituzione all'ingresso di Solini. Adesso secondo me Solini domenica si gioca la buona possibilità, una buona possibilità per fare l'esordio dal primo minuto in campionato. Sono curioso di vederlo in coppia con Muscat, perché Muscat magari non ha il temperamento di Sirri, però è un giocatore di cui se ne parla poco, nel senso che se noi lo vediamo in campo difficilmente sbaglia, è molto scolastico, sì, molto elementare, ma non è un difetto, è semmai un pregio, perché vuol dire che è tranquillo e fa tutto in maniera lineare. A volte si dice quel giocatore si vede talmente poco in campo perché fa proprio la cosa basilare ma non sbaglia mai. Anche perché insomma di errori ne stiamo vedendo tanti, anche ieri sera al primo tempo, no? Sì. Un po' così. Cioè si parlava anche con chi seguiva la Serie C negli anni 80 e diceva che insomma il livello si è abbassato tantissimo. Cioè purtroppo ci sono delle partite dove anche per 10 minuti, un quarto d'ora, insomma, sono faticose da seguire. Sì, è vero, anche perché sono cambiate anche le velocità, però c'è da dire anche questo, perché negli anni 80 le velocità e anche a livello tattico le squadre oggi giocano tutte in 30 metri, 30-40 metri, per cui una volta ci vedevi le squadre che si allungavano, vedevi più la gestualità tecnica, oggi è più difficile chiaramente perché il livello è quello, quindi sembra anche che sia abbassato, in parte è anche vero, per carità. Prima magari c'erano più valori a livello tecnico, però è cambiato anche la maniera del calcio, quindi se le cose le devi fare più in velocità e la tecnica ce n'è meno, è chiaro che vedi poi arruffamenti. E infatti le partite belle sono quelle quando le squadre magari si allungano, succede un gol o qualcosa, che allora ci sono più spazi per giocare e vedi un pochino più di qualità, ecco, se no capita spesso insomma di vedere questi... queste cose che si capisce poco, sinceramente. Allora, il derby ha riacceso anche l'entusiasmo dei tifosi, cioè una gara questa che ricorda sfide epiche, tra cui il famoso 5-3, ma non solo, insomma, è sempre stata una sfida particolarmente sentita. C'era anche, si confidava magari che poteva essere l'anno buono per la vittoria. E allora, Matteo, c'è questa tua clip proprio che ci fa vedere un po' di tifo. Vediamo. All right.
Allora, immagini, le coreografie dei tifosi dell'Arezzo ieri a Livorno, e tra l'altro c'era anche un video che ho visto proprio sulla pagina di Ferretti, che credo fosse del settore, insomma, sì, prima dell'ingresso, che saltavano, sì, un po' ad aspettare, a dimostrare un po', insomma, l'entusiasmo che c'è. Adesso, Lorenzo, si parlava delle scelte, l'assenza di Moscardelli, la domanda, perché Polidori sta facendo benissimo, e la domanda ovviamente è paradossale, ma l'assenza di Moscardelli, che da una parte ha aperto degli spazi per lo stesso Polidori, però dall'altra, essendo un attaccante, insomma, per vari motivi ovviamente, che occupa un certo spazio, potrebbe Polidori, cioè l'Arezzo, quindi giocare con un altro tipo di situazione offensiva, cioè con Polidori che possa trovare ancora più spazi. Sì, credo che lui, secondo me, da una situazione di questo tipo possa trovare vantaggi, perché è un giocatore più bravo a cercarsi, cioè se gli limiti spazi lui tende ad andare un pochino più in difficoltà, invece se si può muovere su tutto l'arco, secondo me si ha più libertà, insomma trova spazi intasati, secondo me ha più possibilità di mettersi, di far meglio, insomma, ecco, per cui sotto questo aspetto vorrei capire come, sinceramente sono curioso di vedere come possa, come cosa si inventa, cioè si inventerà, insomma, cosa farà il mister per cercare, se può cambiare anche modulo, giocare magari in maniera diversa, non lo so, sono infatti curioso. Cosa proporrà, o Grossi o Erpen dietro Polidori o qualche altra soluzione? Perché si può giocare alla mezza punta, dipende. Esatto. Ieri, se da quello che avevamo capito dalle parole di Sottili prima della partenza, per Livorno aveva detto che l'Arezzo partiva 4-4-2 indipendentemente dal recupero o meno di De Feudis, che la prima alternativa poteva essere l'ingresso del trequartista con due punte, la dimostrazione del fatto che Sottili voleva andare là per prendere tre punti, perché non è che toglieva una punta per un trequartista, anzi metteva al posto di un esterno un altro trequartista, un rifinitore alle loro spalle per sfondare per via centrale. Le opzioni sono due: o ritorna al 4-2-3-1 inserendo o Grossi o Erpen, oppure c'è anche l'esperimento di Coppa, quel 4-3-3 che a centrocampo è andato bene, Rossetti, De Feudis e Corradi, però davanti sarebbe un'incognita, perché all'epoca abbiamo giocato con un falso 9 Erpen, con Grossi e Bearzotti. Bisogna vedere come reagisce Polidori. Tra l'altro, però, l'anno scorso giocava 4-3-3 con Polidori punta centrale. Domani Arezzo non si allena, vedremo giovedì come insomma inizierà a gestire la squadra. Però oggi non hanno perso tempo, perché c'è questo tuo servizio. Vediamo un attimo. L'Arezzo questa mattina è tornato al lavoro, allenamenti in palestra per chi ha giocato a Livorno, seduta incentrata sulla tattica per tutti gli altri, sul sintetico del Buon Conte da Montefeltro. È stata designata nel frattempo la terna di Arezzo Renate. Arbitro dell'incontro sarà Ilario Guida di Salerno. Nella passata stagione il fischietto campano ha diretto gli Amaranto nel rocambolesco KO per 3-2 in casa della Lupa Roma. Stabilito anche l'orario e la data della partita di Coppa Italia di Lega Pro tra Arezzo e Tutto Cuoio, valida per i sedicesimi di finale. Le due squadre scenderanno in campo mercoledì 9 novembre alle ore 14:30. Anche in questo caso, come accaduto a Prato nel turno precedente, la formula prevede, in caso di parità dopo i 90 minuti, i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. In caso di qualificazione, la vincente affronterà il 23 novembre la vincente di Pontedera Feralpi Salò. Ecco, certo, da queste immagini si apprezza ancora di più quanto è piccolo, veramente. Cioè, speriamo che ormai l'Arezzo sembra che abbia almeno parzialmente risolto con Prato Antico. Sì, la Berretti dovrebbe aver già iniziato lì ad allenarsi oggi, quindi insomma, almeno torna in città. Insomma. Eh sì, e poi insomma anche in una situazione più dignitosa. Il Renate è il prossimo avversario, 17 punti, dopo che in casa praticamente, a parte un pareggio, hanno vinto sempre, a parte
col Piacenza in casa hanno battuto l'Olbia, Pro Piacenza, Prato e Pontedera, non avversari di primissimo piano, però insomma vittorie sono state abbastanza larghe. In trasferta invece hanno perso come l'Arezzo a Cremona 3-2, quindi sono riusciti a fare anche loro due gol allo Zini, poi hanno vinto 3-2 in casa della Racing Roma. E poi vengono a tre partite in cui fuori casa non hanno segnato, sconfitta 3-0 a Viterbo, 1-0 a Livorno e 0-0 in casa della Carrarese. Quindi sembra una squadra che fuori casa, a leggere questi numeri, ovviamente fa più fatica. E infatti anche la posizione di classifica si sta un po' ridimensionando. Sì, che poi è un po' paragonabile anche al cammino dell'Arezzo, comunque, perché ha costruito parte del suo campionato, del suo voltino, l'ha costruito tra le mura amiche. Se noi guardiamo gli altri, ma è uguale. È una squadra di categoria, è una squadra che gioca, tra l'altro, una squadra che gioca 4-3-3, ecco, quindi questo potrebbe essere interessante, perché potrebbe anche esserci lo scontro a specchio, lo scontro col 4-2-3-1, vedremo un po'. Sicuramente sarà interessante, perché il 4-3-3 ti costringe ad allargare la linea sul fallo laterale e vedremo se Sottili risponderà in quel modo oppure dilazionerà il campo con una linea in più facendo questo 4-2-3-1. Le ultime due vittorie della Arezzo in casa sono state di misura, un po' fatica, faticose, un po' nella tre punti veramente preziosissimi sia col Pro Piacenza che con la Racing Roma, e ultimamente insomma l'Arezzo quando deve fare la partita è andato un po', no? È sembrato un po' opaco. Sì, è anche vero che l'Arezzo è stato costretto a fare la partita con la propria scienza, no? Con tutto cuoio, con squadre che ad Arezzo vengono aspettando il pari e quindi si chiudono dietro e è più difficile, non è che è più facile forse fare la partita a Cremona che ti trovi un avversario comunque se la gioca a viso aperto che non contro queste squadre che vengono al comunale e per loro già un punto sarebbe oro colato. Allora adesso in chiusura, anche per rivedere com'era lo stadio quando era veramente, come dire, pieno e si poteva andare in tutti i settori, perché nel calo del pubblico, lo abbiamo detto anche altre volte, a parte le retrocessioni, però questa era la prima partita che è stata rievocata da qualche tifoso anche su Facebook, Arezzo Catania, era il debutto dell'Arezzo di Pasquale Marino, qui vediamo yes. L'imperatore Venturelli, Pagotto, Pasquale, insomma, li riconosciamo tutti, e fu calcio spettacolo, perché quella partita, insomma, quel 3-1 ce lo ricordiamo, però a me fa impressione vedere quella maratona. La curva cioè, chi se la ricorda? Chiusa, la curva momento. Chiusa perché c'era i lavori. E questo gran gol di Spinese su assist di Abbruscato, che tra l'altro avremo domani sera ospite qui da noi, perché domani facciamo Mondo Amaranto alle 21 dedicata alle giovanili, e tra l'altro Abbruscato il Livorno l'ha battuto sabato con la Berretti e quindi sarà ospite domani con tre suoi giocatori. Quindi stiamo vedendo queste reti, una partita veramente fu calcio spettacolo, ma vedete tifosi che erano ovviamente in parte soprattutto collocati nella maratona. Questo era il gol del 2-0 Lorenzi e poi arriverà anche il terzo gol credo proprio di Elvis e poi arriverà il 3-1 l'ultima partita sì che poi si fece male sì. Sembrano passati veramente, cioè sono passati più di 10 anni, non è che non siamo passati, però ne sembrano passati di più, no? Quella squadra lì mi ricordo la partita persa a Verona, anche lì calcio spettacolo fino a quasi al 90esimo, non so se vi ricordate. Che mi sembra per il segno di Zerbi il pareggio, il 2-2, e poi sai dopo che se ne qualcuno prese... proprio qui aveva paragonato Ceccherini, tipo Arezzo, aveva paragonato Verona-Arezzo e quello che avrebbe rappresentato in quel campionato per l'Arezzo nel caso avesse vinto con Cremonese-Arezzo e quello che avrebbe rappresentato per l'Arezzo vincere quella partita. Lo so, è vero, è verissimo. Ma la partita giocata bene in quel modo, Arezzo penso dell'avere. Anche superiore a questa, penso fu impressionante come giocava bene quella squadra. Sì. Vediamo anche Paolo Scotti, che in ancora qui c'erano alcuni protagonisti, no, della cavalcata di Mario Somma. Insomma, sono immagini che viste oggi fanno abbastanza impressione. Di Baggio, Venturelli qui che. E rivedere la gente davanti, chi era più abituato? Cioè, è vero, sembra stranissimo rivederla. Ecco, questo è un problema che anche questo andrà risolto, perché
continuare a vedere quei non esiste quel deserto. È veramente allucinante, sembra di essere a Chernobyl. Io ringrazio molto Lorenzo Sereni, ci rivedremo presto, grazie a Matteo, grazie a e quindi con A Tutto Campo ci rivediamo lunedì alle 19, però domani, come vi dicevo, alle 21 parleremo di giovanili dell'Arezzo e di femminile, avremo ospite appunto Elvis Abruscato. Buona serata.